1500 femminili, c'è una serie solo. Quest'anno abbiamo 4:35:11 di Livia Caldarini qui ad Ancona sabato scorso, domenica scorsa, poi 4:36:71 di Irene Vianne e poi 4:37:69 di Marta Durante. Questi sono i migliori risultati indoor. 4:04:01 è il primato italiano di Gabriella Dorio. Allora partiranno in questa serie unica dei 1500 donne Francesca Dottori, Sport Atletica Fermo, Chiara Capezzone, Atletica Fabriano, Giulia Trasciatti, Atletica Winner Foligno, Giuseppina Piccaluga, Atletica Ama Civitanova, Giuseppina Anna Partemi, Nuova Podistica Cento Pucchi, Francesca Frulla, Nuova Podistica Loreto, Maria Celeste Veroli, Atletica Lugo, Bianca Viani, Ax Italia Atletica, Letizia Zanni, Reggio, Atletica Reggio, Simona Ruggeri, Stamura, Maria Giulia Firmani, Stamura, Ruggeri e Mezzofondo Club Ascoli, chiedo scusa, Cinzia Podda, Roma Atletica Footworks e Giovanna Francolini, Atletica Ama Civitanova. Dopo avremo una serie, la prima serie molto forte dei 1500 uomini, però la gente se ne sta andando.
Partita questa serie unica delle atlete. Signori del pubblico, siamo pochi, però cerchiamo anche di, ecco, di sollecitare l'ambiente. Col 2,96 è la Capezzone, Chiara Capezzone Atletica Fabriano, SF 35. Quattro quarantasette cinquantatré il suo accredito. Poi abbiamo la Fabiani, Ax Italia Atletica, e la Firmani, Giulia Firmani, promessa al primo anno della Stamura. Quando ci avviciniamo ai 400 metri, 1:12 e 21 il passaggio. Chiara Capezzone ha il miglior tempo di accredito, poi abbiamo il 4:48 e 63 della Viani. Atletica Fabriano, la prima atleta. Seicento metri. In seconda posizione si è portata la Firmani. La Firmani. Poi la Fabiani. In quarta posizione la Viani, Ax Italia Atletica, di cui abbiamo già detto che ha il secondo tempo di iscrizione. Ci avviciniamo agli 8, 2:31 e 43. Siamo intorno ai 4:47, 4 come proiezione finale. La Firmani sta guadagnando terreno. Poi la Viani. La Fabiani, chiedo scusa, poi la Viani. Entrambe dell'Ax Italia Atletica. 3:12.87 il passaggio ai 1000. 3:12.87 il passaggio ai 1000. Allora abbiamo Capezzone e Firmani che hanno un bel vantaggio sulle altre. Ci avviciniamo ai 300 finali. La Firmani passa davanti. Maria Giulia Firmani. E si appresta a iniziare l'ultimo giro. La Firmani a 4:58 e 49. Può migliorarlo di parecchio con un ultimo 200. Maria Giulia Firmani, Stamura Ancona. 100 metri al termine, siamo a 4:32. Andiamo, Maria, forza. Usiamo questi piedi, ultimi 40 metri. Maria Giulia Firmani vince questa gara del 1500, 4:52.19, poi arriva la Capezzone e poi arriva la
la Fabiani e poi la Viani. E poi le altre, poi ci sono anche atlete che hanno, sono state doppiate, quindi avranno un altro giro. E dicevamo della prossima gara, i 1500 maschili, finora 3:52.09 di Stefano Massimi, fatto qui ad Ancona due settimane fa, 3:53.57 di Pavoni, ma oggi questo tempo verrà sicuramente battuto, perché abbiamo Ali Muadda Bidikadar, aeronautica 3:36.54 all'aperto, la tredicesima assoluta 3:42.53, indoor 7 titoli italiani, un assoluto a Bidikadar. Decimo ai campionati europei di Berlino, poi secondo ai campionati europei Under 23 nel 2015 e tanti altri bei risultati per lui. E poi dicevamo di Enrico Riccobonne della Atletica Brugnera Friuli Intagli, 3:42.14, 3:46.41, 9 titoli italiani, lo scorso anno ha vinto l'assoluto sui 1500 qui ad Ancona, e quinto alle Universiadi di Napoli dello scorso anno sugli 800. E poi Yassin Bouhi, Fiamme Gialle, 7 titoli italiani, 4 assoluti, 3:42.78 su 1500. E poi Mattia Padovani, dell'Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 3:43.58, un titolo italiano junior, e poi tanti piazzamenti da podio nei vari anni, nei campionati promesse, nei campionati junior, nei campionati allievi. Ma andiamo a leggere la composizione della serie, la 1. Riccardo Tamassia, Treviso Atletica, 3:43.60. Davide Incolli, 100 Tori Pavia, 3:42.39. Luis Matteo Ricciardi, Atletico Imola Sacchi Miavise, 3:52.54. Daniele Marcelli, Roma Acqua Acetosa, 3:55.60. Ali Muadda, Bidikadar Seik, Aeronautica, 3:40.22. Stefano Massimi, 3:50.47. Katalin Tecuceanu, Silca Ultralight Vittorio Veneto, 3:48.74, Yassin Bouhi, 3:39.21, Federico Crisci delle Fiamme Gialle, Enterprise Sport Service, 3:52, 3:44.97 per Enrico Riccobonne, Mattia Padovani, Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 3:44.16, Marco Ranucci, Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, 3:56.56. Questa è la prima serie. Ricordo che il primato italiano dei 1500 indoor appartiene a Giuseppe D'Urso, con 3:37.5 fatto nel 97 a Genova. E a livello mondiale, quest'anno sui 1500, fino a ieri, avevamo questa situazione, 3:43.29 di Ignacio Fontes, ma sono partiti! Fa l'andatura
Tamassia, Riccardo Tamassia, Treviso Atletica, poi abbiamo Abdi Kedar, vediamo Tamassia. Viene avanti anche Massimi che è in quarta posizione. In terza posizione abbiamo Incolli, Davide Incolli della 100 Torri Pavia, poi Massimi, ci avviciniamo ai 400. 57-62 ai 4. Sempre Tamassia, Treviso Atletica, poi Abdi Kedar. Poi Incolli e poi Tecuceanu e poi Massimi e poi Bui e poi Riccardo Enrico Riccobon che viene avanti. Viene avanti Riccobon. Reduce da uno stage in Portogallo, ha detto che si è allenato molto duramente. È sempre Riccardo Tamassia che fa l'andatura. Abdi Kedar, Incolli, Tecuceanu, Riccobon, Bui. Siamo agli 8, ancora spinge Tamassia. Vediamo, siamo a 1:57.05. Il passaggio agli 8, 1:57. Ora è sempre lui, poi Bui. Incolli. Ora Riccobon quarto, si è portato in quarta posizione. Enrico Riccobon della Brugnera Friuli Intagli, 1000 metri in 2:27.73, 1000 metri 2:27. Tamassia e Abdi Kedar. Ecco Abdi Kedar che ora passa, poi Incolli, poi Riccobon e poi Bui. E un terzetto con 7-8 metri su Yassin Bui. Quando siamo ai 1002, Ali Muad Abdi Kedar. È 2:58.11 ai 1002. Siamo ormai all'ultimo giro. Vediamo, andiamo ragazzi. Poi Incolli, poi Riccobon. Ultimo giro. Riccobon, eccolo qua. Sta cercando Incolli e poi Riccobon. Vediamo questo finale bellissimo. 100 metri alla fine. Enrico Riccobon dell'Atletica Brugnera, Friuli Intagli. E noi questi ragazzi con un grandissimo applauso. Riccobon, andiamo. Via, 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 poi Incolli e poi Bui, 3:42.56 per lui, e poi Bui, e poi Massimi, Stamura, e poi abbiamo per la Ricciardi dell'Atletica Imola Sacchi Miavis, 3:42 per il Cobon. Ora chiediamo ha migliorato di 2 secondi Riccobon, il primato personale indoor, bella gara questa qui, effettivamente molto bene. Peccato, ripeto, che il pubblico sia rimasto di poche unità, ma
3:42:57, primato personale, 3:43:48, anche in Colli è andato molto bene. 3:42:52 per Abetica Darpo, Pui, Massimi.